La scorsa settimana abbiamo esplorato insieme alcuni borghi suggestivi della Calabria, tra smart working e avventure culinarie. Oggi attraversiamo lo stretto di Messina ed arriviamo in Sicilia per trascorrere un weekend nella parte orientale dell'isola, ai piedi dell'Etna. Venerdì pomeriggio, dopo aver finito di lavorare da remoto dalla Calabria, ho attraversato la regione in macchina fino a Villa San Giovanni, dove ho preso il traghetto che mi ha portata a Messina. Da Messina abbiamo proseguito in macchina verso l'Etna, ammirando già da lontano il vulcano in attività ed imbattendoci in moltissima sabbia vulcanica sulla strada. Siamo giunti a Sant'Alfio, dove abbiamo affittato un Airbnb con un bel giardino ed una vista suggestiva sull'Etna da un lato e sul mare dall'altro. Ed ecco lassù l'Etna e si sentono i boati. È molto suggestivo. Questa qui nera è tutta sabbia vulcanica. Spero che questo video vi piaccia, gireremo un po' per il weekend, non dovrò lavorare, quindi mi godrò al massimo i posti che vedrò, anche se per poco tempo, ma ci tornerò presto. Dopo esserci sistemati, siamo andati a cena in un ristorante con una bellissima vista sulla città di Riposto e abbiamo gustato alcuni piatti di cucina locale. È sabato mattina, ci siamo alzati, siamo in questa casetta ai piedi dell'Etna, vedete l'Etna lassù e vedete il fumo che esce. Ieri sera ce n'era moltissimo, si sentivano anche dei boati e poi ad un certo punto, quando si è fatto buio, abbiamo visto un rivolo di lava che scendeva giù. È veramente suggestivo per chi come me non vive vicino ad un vulcano. Però per il resto della notte non abbiamo sentito niente. Intorno qui sul terreno è pieno di sabbia vulcanica, anche sulla strada ce ne sono veramente mucchi enormi, anche questo è molto suggestivo, non me lo immaginavo, non ci avevo pensato. Stamattina esploreremo un po', la zona dei dintorni, andremo a Riposto, poi andremo a Taormina, Giardino di Naxos e poi vedremo cos'altro fare. In ogni caso il tempo è bellissimo, fa caldo, ma si sta benissimo, sono felicissima di essere in Sicilia. Siamo scesi a far colazione nel grazioso paesino di Sant'Alfio, proprio di fronte alla chiesa. Poi abbiamo guidato fino alla città di Riposto, dove, da amante della vela quale sono, non ho potuto fare a meno di visitare il porto turistico. Abbiamo poi passeggiato tra le vie della città, ammirando i banchi del mercato del pesce e della verdura, coloratissimi e invitanti. Ma la cosa che ho apprezzato di più è stato il calore delle persone del posto, sempre gentili di quella gentilezza gratuita, ospitali e simpatiche. A volte ci dimentichiamo quanta vita le persone possono infondere nei luoghi che visitiamo. Abbiamo poi ripreso la macchina e guidato fino a Taormina, dove l'abbiamo lasciata in un parcheggio e siamo saliti sulla cabinovia che ci ha condotti fino alla città alta.
Ci siamo goduti la passeggiata per le vie di Taormina, ammirando edifici bellissimi e locali molto graziosi. È una città turistica e, data la sua bellezza, non è difficile comprendere il perché. Ci tornerò sicuramente anche per visitare il teatro antico. Taormina è bellissima, prima volta che ci vengo, è incredibile, è un piccolo gioiello, me l'aspettavo bella, ma è ancora meglio di quanto mi aspettassi. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. Ci siamo poi fermati a pranzo in un ottimo ristorante, Osteria Darita, dove abbiamo gustato diversi piatti di cucina siciliana e siamo stati coccolati dalla gentilezza di proprietari e camerieri. Abbiamo continuato ad esplorare la città fino ad arrivare ai giardini della villa comunale. Si tratta di un parco con vista panoramica sul mare, all'interno del quale si possono ammirare edifici molto particolari, originariamente appartenenti alla cugina della regina Vittoria d'Inghilterra. Questi giardini sono bellissimi e fa anche bene fare una passeggiata dopo un pranzo pesante ma ottimo a Osteria Darita. Ci siamo lasciati alle spalle la città alta e abbiamo percorso la strada che conduce alla base del promontorio, verso la suggestiva Isola Bella. Siamo scesi da Taormina lungo la scalinata e qui abbiamo Isola Bella, che è veramente bella. E non ci sono moltissime persone, quindi si può veramente gustare il panorama. Peraltro è un po' nuvoloso, che per alcuni può essere un lato negativo, ma ci risparmia un po' di caldo. Tutto è perfetto, è bellissimo. Prima volta a Taormina, prima volta in queste zone, ne sono veramente entusiasta. Abbiamo fatto il bagno e ci siamo rilassati sulla spiaggia con una piacevole vista su Isola Bella. A fine giornata siamo tornati alla nostra casetta rustica e ci siamo riposati. Mi sono sdraiata in giardino, ma poco dopo è iniziata a piovermi addosso sabbia vulcanica dell'Etna, un fenomeno davvero particolare per me. E poi ci siamo goduti la pace e la vista per il resto della serata.
Ultimo giorno qui con questa vista e ai piedi dell'Etna. Lasciata la nostra casetta, abbiamo percorso qualche chilometro in macchina tra le stradine ai piedi dell'Etna e abbiamo esplorato Aci Trezza, luogo in cui Giovanni Verga ambientò i Malavoglia, abbiamo ammirato le isole dei Ciclopi e poi abbiamo proseguito verso Aci Castello. Siamo poi arrivati nella meravigliosa Catania, città che mi ha lasciata a bocca aperta per la sua bellezza. La città con i suoi edifici in stile barocco emana ricchezza culturale da ogni angolo. Ho visitato solo il centro e tutto mi è sembrato molto pulito, ordinato e tranquillo. La bellezza di Catania è una bellezza genuina, non costruita per i turisti e ci fa ricordare quale grande storia vi è nelle radici del nostro paese. Immancabile un delizioso pranzo di pesce al ristorante Cani e Pisci prima di fare un'ultima passeggiata tra le vie di questa meravigliosa città. Dopo un solo weekend trascorso in Sicilia, posso dire di essermi innamorata di questa regione e di volerci tornare in futuro per esplorarne ogni angolo nascosto. La natura, il cibo, l'arte, la cultura e soprattutto le persone mi sono entrate nel cuore. Seguitemi la prossima settimana, quando solcheremo i mari di un'altra regione italiana tra smart working in Barcavela e avventure a terra.